Matteo Ricci e Luca Ceriscioli di nuovo insieme sullo stesso palco e chissà, forse di nuovo insieme nel Partito Democratico che verrà. Nulla di concreto, certo, ma dalle poltrone della festa dell'Unità di Villa Fastigi, l'ex presidente della Regione Marche rilancia il senso del noi alla base di una ripartenza collettiva del Partito Democratico, così come il sindaco di Pesaro include Ceriscioli nel piano di rimonta dei Dem nelle Marche dopo la sconfitta alle ultime elezioni regionali. Il tema del noi, che è il secondo punto, il primo è recuperare qualità nella proposta politica. Secondo, recuperare un senso di collettivo. Il Biscione incarnava l'individualismo sfrenato, l'idea che ognuno risolvendo i propri problemi risolveva i problemi di tutti. Abbiamo capito che le cose non funzionano così, vanno in un'altra maniera. Allora, anche recuperare un senso di un impegno collettivo più ampio, in una prospettiva che capiamo benissimo, in realtà in termini economici è di grande stimolo, è una risorsa di cambiamento importante, e secondo me è un altro punto molto interessante di questo processo, perché sono cose che puoi cambiare solo insieme. Noi abbiamo sempre fatto le cose insieme, anche l'ultima partita, che è stata la più complicata, alla fine poi l'abbiamo gestita insieme, non è che l'abbiamo gestita in maniera diversa, abbiamo cercato tutti fino alla fine di provare a recuperare e a dare una mano a mangiarla alla vittoria, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Penso che dentro, come dire, ci sono tanti motivi anche di cambiamento socio-politico dei marchigiani. Adesso di certo dobbiamo ripartire insieme, anche perché non è che c'è... adesso c'è da ricostruire, c'è da ricostruire. E Luca non ha mai messo se stesso prima delle ambizioni della squadra, del collettivo, del partito, e sicuramente lo farà anche in questa circostanza. Non è mai stato uno che ha cercato posti piuttosto che altro, si è sempre messo a disposizione, secondo me ha delle competenze amministrative e politiche importanti e credo che sia compito mio e di altri cercare di valorizzarle tenendolo in squadra in qualche modo nelle condizioni che ci saranno e che decideremo insieme. Manovre interne della politica Dem emerse da una festa di Villa Fastigi che ha messo la tematica ambientale al centro del dibattito. Il dottor Gianfranco Mascia ha presentato il suo libro dal titolo «Come osate la parola ai Fridays for Future Italia?». Un tema sul quale Ricci, incalzato dal giornalista Raffaele Vitali, ha sottolineato la necessità di un ambientalismo del fare, riferendosi a due casi pesaresi in particolare. Biodigestore e un nuovo invaso per l'approvvigionamento idrico. Credo che dobbiamo avere anche la forza di fare scelte coraggiose e di avere una visione dell'ambiente, uso questo termine, diciamo, riformista, chiamiamolo così, di cambiamento. Faccio due esempi del nostro territorio che sono di grande attualità. Uno, l'energia. Noi sono alcuni anni che stiamo discutendo di fare un impianto biodigestore. Non è che si può dire sempre di no, perché un impianto di biodigestore sostanzialmente che cosa fa? Non brucia, ma trasforma l'organico in biogas, e che può essere, che serve sia come gas sia per la produzione di energia elettrica, e il resto viene usato come concime e quindi come per l'agricoltura. Se in questo territorio non si fa una scelta del genere, noi continuiamo a riempirci la bocca con la parola economia circolare e non facciamo un impianto fondamentale per l'economia circolare. Quindi in questo momento bisogna stare vicini a quegli amministratori che hanno deciso di fare una scelta del genere. Non a caso noi come Pesaro abbiamo detto, siccome la riteniamo un impianto fondamentale, se anche a Vallefoglia non si dovesse andare avanti, noi un'area a Pesaro ce l'abbiamo, l'abbiamo già individuata e votata in consiglio comunale. Questo è ambientalismo del fare. L'acqua. Noi quest'anno abbiamo rischiato grosso ed è 15 anni che rischiamo grosso. Perché Pesaro, tutta la provincia di Pesaro Urbino, è approvvigionata da acqua di superficie per l'80%. Si è fatta una scelta qualche anno fa di provare a cercare acqua in profondità. Il grande pozzo del Burano si è deciso di tenerlo solo per le emergenze. Io su questo ho grandi dubbi, perché secondo me quell'acqua poteva essere
tranquillamente utilizzata per servire le aree interne del nostro, della nostra provincia. Si è scelto di fare qualche altra pozzo per cercare acqua di profondità, si è trovata ma non in quantità sufficiente per in qualche modo rafforzare la strategia dell'acqua, la strategia del fabbisogno d'acqua nel nostro territorio. Adesso si sta discutendo di fare un invaso. Qualcosa bisogna fare, perché sennò viene a mancare l'acqua nei rubinetti. L'ambientalismo che ho in testa è un ambientalismo del fare, non è un ambientalismo del lasciare tutto così com'è, perché purtroppo a causa anche del cambiamento climatico noi abbiamo un'emergenza idrica in questo territorio ormai decennale.